Buonasera da Passione Politica, ben ritrovati con la nostra trasmissione che cerca di farvi conoscere persone in Toscana che si impegnano nelle istituzioni oppure in grandi associazioni come quella di cui parleremo stasera. E quindi do il buonasera a Fausto Ferruzza, il nostro ospite di oggi, che è il presidente di Lega Ambiente Toscana. Lega Ambiente è sicuramente una delle associazioni più note, più conosciute, anche perché insomma è anche molto operativa, cioè nel senso che ha creato tutta una serie di strumenti per riportare all'attenzione del pubblico, ma anche dei politici, dei diretti interessati, le questioni ambientali di vario genere. Allora, intanto conosciamo meglio Fausto Ferruzza. Fausto Ferruzza che è un architetto che ha cominciato peraltro a impegnarsi in Lega Ambiente prestissimo, addirittura come obiettore di coscienza. Mm-hmm. Siamo nel 97, da allora comunque questo percorso non si è mai interrotto e a vari livelli questa presenza nell'associazione è diventata sempre più importante. Allora, intanto perché Lega Ambiente? È stato casuale perché c'era da fare l'obiettore di coscienza o è stata meditata? No, era già 2 o 3 anni che pensavo di potermi e dovermi impegnare in qualcosa che mi potesse essere utile anche nella vita. Volevo rendermi utile e dal momento che avrei comunque dovuto svolgere il servizio di leva o comunque un servizio sostitutivo, ed essendo obiettore da sempre, quindi non concepisco l'idea proprio delle armi, dell'uso delle armi, mi sembrava una cosa assolutamente bella e spesa bene quella di impegnarsi in una grande associazione ambientalista. Come sai, Lega Ambiente è consorziata al mondo di Arci Servizio Civile, quindi ho cominciato a fare dei colloqui già dal 96 e mi sono detto utile, ecco, mi sono dato, diciamo, disponibile a questa possibilità, e poi è stato un anno che mi ha cambiato la vita. Perché? Sostanzialmente è bello considerare il fatto che allora i selettori andavano veramente a scandagliare le motivazioni delle persone, chiedevano il perché di questa scelta, il perché della, diciamo, rinuncia all'idea militare, dell'impegno, della difesa della patria, che comunque è un valore costituzionale, ma che si può declinare anche in modi, come dire, pacifisti, non violenti. Questa seconda maniera si attagliava di più al mio abito mentale, alla mia attitudine. Ma perché nel 97 fare l'obiettore, insomma, non era mica da tutti, tra l'altro. Beh, no, era abbastanza diffuso, diciamo, c'è stata una prima fase fino al 92 che era davvero per pochi intimi e davvero si rischiavano anche, come dire, convocazioni da parte dei carabinieri e facevano, diciamo, delle indagini conoscitive un pochino più accurate. Diciamo nel 97 è stata la grande stagione di espansione del servizio civile anche sostitutivo, per cui io mi sono trovato con tanti compagni di viaggio, alcune belle persone che ancora fanno parte del mio patrimonio relazionale, per cui devo dire è stata una bellissima esperienza, proprio molto bella. Cosa fare? Cosa faceva? Io all'inizio mi sono occupato soprattutto di segreteria e di organizzazione delle campagne dell'associazione e ho quindi potuto conoscere da lì dentro l'organizzazione, ma era anche una cosa, come dire, quasi fisiologica, automatica, perché per me c'era anche una militanza. Io ero ambientalista già da prima di conoscere la Lega Ambiente. Ovviamente capire la struttura, capire la bontà delle persone, la qualità delle persone mi ha anche aiutato poi a dire io sono disponibile a continuare, insomma, sì, come militante, come volontario, assolutamente. Sì. Ecco, Lega Ambiente è una grande organizzazione, grande, strutturata, fa campagne nazionali a cui viene dato grandissimo risalto. Questa dimensione così grande non rischia un po' di in qualche modo rendere meno efficace anche lo sforzo del volontario? Cioè il volontario non è che si disperde un po' in tutto questo? È mai capitato qualche, non so, che dalla direzione centrale venissero delle indicazioni che magari voi non condividevate, qualcosa del genere? Ma allora su questo
Una volta che ho fatto il passaggio, diciamo, della scrivania da obiettore a via via militante, volontario e poi dirigente, mi è stato sempre più chiaro. In realtà, l'organizzazione è molto radicata ed è molto vera sul territorio proprio perché è una. Una delle cose sulle quali devo dire fa forza Legambiente è che è un'associazione che è nata e vissuta in Italia. Ecco, non è aderente a un network internazionale, ma è una specificità tutta italiana. Per cui quest'idea anche di, come dire, progresso innovativa, cioè che nasce, diciamo, in un alveo culturale ben preciso, ma che declina i temi della sostenibilità in modo del tutto originale e autonomo, da subito ti ha fatto capire che in realtà che si tratti di un'attività di un circolo, che si tratti di un'attività di una direzione regionale o che si tratti dell'attività di una direzione nazionale, la coesione è massima ed è forse il tratto saliente anche della nostra forza. Questo è quello che proprio Certo, differenzia ecco, per dare da altre qualche... realtà, è esattamente questo, cioè io lo dico sempre ora che come dire poi ho degli incarichi, Certo. l'organizzazione è una. Poi ci sono le declinazioni e ciascuno per il proprio, come dire, pezzo di responsabilità e alla propria scala deve adattare quello che si può fare sul territorio locale in una maniera, a livello regionale in un'altra, sicuramente in una visione d'insieme nazionale in un'altra ancora, ma Certo. l'associazione è profondamente una, è molto unita. Quanti sono gli iscritti o i soci di Legambiente? A livello nazionale siamo nell'ordine di grandezza dei 100.000 soci. A livello toscano siamo sui 5.000 soci circa e siamo radicati in 36 circoli, coperte tutte e 10 le Province. province della Toscana. Per cui è un radicamento importante che ci deve anche responsabilizzare. Io dico sempre, rispetto ad altre associazioni, con tutto rispetto per le altre associazioni, la forbice aperta tra militante semplice che fa la tessera e basta e dirigente è una forbice piuttosto chiusa. È difficile che un socio della Legambiente faccia una delega in bianco. Cioè, le telefonate, come mai avete preso quella posizione? Sono all'ordine del giorno. Perché voi prendete tante posizioni. Perché evidentemente il grado di, come dire, affezione alla causa per chi si tessera in Legambiente è evidentemente più acuminata, più accentuata rispetto ad altre come dire, liberali donazioni che C'è possono proprio, essere diciamo, una fatte. condivisione ideologica C'è molto un senso, diciamo, importante di di appartenenza. appartenenza un po' maggiore, perché comunque siamo forse più anche connotati, cioè Certo, culturalmente. certo. Magari in un ambito, ripeto, di difesa della fauna o della natura in generale. È molto più trasversale, molto più, come dire, anche forse meno impegnativo, posso Certo. azzardare. Chi si tessera nel Legambiente sa che prende partito nel senso nobile del termine, cioè prende posizione sulle cose, non è una posizione Certo. neutrale Ecco, di di tutte le fronte ai temi. campagne che Legambiente ha portato avanti in questi anni, qual è quella in cui lei ha creduto di più e che ha prodotto, secondo lei, maggiori Le risultati? posso rispondere con una provocazione, con quella con cui stiamo iniziando adesso, che Bene. è Italia Bellezza Futuro, è una nuova campagna, ovviamente potevo citare Puliamo il Mondo, Piccola Grande Italia, però mi piace condividere e lanciare una campagna nuova perché è la campagna per la bellezza. È una campagna che abbiamo lanciato il 15 di gennaio a Roma. È una campagna che parte dall'idea che il nostro paese, i valori del nostro paese sono assolutamente connaturati all'idea e all'intreccio tra natura e cultura e sono, diciamo, una cosa sola con la bellezza. Cioè, l'idea che noi possiamo esportare il nostro vino del Chianti o possiamo in qualche modo avere un turismo sostenibile di grandi numeri, fatto anche di grandi numeri, lo si deve alla nostra inesauribile, ricchezza che è la bellezza. Io quando ho proposto insieme ad altri in Commissione Beni Culturali a livello nazionale, quindi lo sento anche come un risultato individuale del mio percorso. Avrei visto che cosa ho fatto Certo. nel mio passato, mi occupo di paesaggio da sempre, sono un fotografo del paesaggio, per cui
l'idea che si potesse declinare una campagna sulla bellezza mi ha sempre attratto moltissimo. E su questo è bello citare Peppino Ecco, ma questo, Impastato, certo. I 100 passi, che è un Alla film. campagna, a che cosa, qual è il messaggio che deve Allora, trasmettere? il messaggio che lancia questa campagna è, tra l'altro, una proposta di legge, una proposta, un disegno di legge che io mi auguro il prossimo Parlamento avrà modo di discutere e ci auguriamo di approvare, che va a proporre tutta una serie di azioni molto concrete, ad esempio la difesa della costa, della inedificabilità assoluta a 1.000 metri dalla linea di battigia, all'idea di fare un registro del consumo di suolo ogni anno e quindi impedire che ci sia ulteriore consumo di suolo vergine, consumo di suolo rurale, che ci siano dei bandi, concorsi appalto per i grandi lavori di architettura, invece magari per affidamento diretto, che non si sa mai, anche un Sì, poi di questi principio di tempi, voglio opacità per cui dire. non si sa bene perché viene affidato a qualche architetto, invece fare concorsi internazionali per la grande architettura, perché viva Dio, questo è un paese che per secoli ha prodotto grande architettura, Certo, bellezza, non si certo. capisce come mai nel XXI secolo Zero. debba semplicemente vedere al passato e avere, diciamo, il collo rivolto all'indietro. È uno sbaglio. Noi pensiamo che anche nella contemporaneità vi possa essere bellezza e quindi questa campagna e questo disegno di legge mirano a conservare quella che c'è e a produrne di nuova. Io dico sempre, appunto, parlando appunto anche di cinematografia, che è un altro delle mie grandi passioni, è che in Cina, in Corea, nell'est, ma penso a Bollywood per Sì. l'India, il cinema è stato anticipatore del boom dell'est, vorrà dire qualcosa, cioè la cultura è sempre un pochino avanti rispetto Sì. all'economia. Penso alla grande stagione neorealista del nostro cinema, Rossellini, il primo Antonioni, cioè Roma città aperta, ha dato le fondamenta per il nostro boom economico. Cioè Certo. senza quello sforzo di idealità, di cultura, di innovazione, di bellezza, per l'appunto, poi non c'è economia. Ecco, questo che vogliamo dire con questa campagna, gettare il cuore oltre l'ostacolo e guardare anche con un minimo di speranza al futuro. E poi, secondo me, la cosa bella di questa idea è che si vola alti, no? Cioè, in questo momento dove veramente sia il dibattito politico, sia diciamo, la quotidianità è quanto mai difficile, però cercare risorse nella bellezza, non soltanto come concetto astratto, mi sembra culturalmente veramente un'operazione di grandissimo valore. Brevissima interruzione per la pubblicità e poi torniamo a parlare con Fausto Ferruzza.